Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, ascolta. Padre, perdona. Fa che vediamo il tuo amore. A te guardiamo, Redentore nostro. Da te speriamo, gioia di salvezza. Fa che troviamo grazia di perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Ti confessiamo ogni nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore e ti preghiamo, dona il tuo perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona. Fa che vediamo il tuo amore. Oh, buon pastore, tu che dai la vita, parola certa, roccia che non muta, perdona ancora con pietà infinita. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Ci apprestiamo a rievocare con il pensiero, con l'affetto e con la preghiera la storia del viaggio doloroso di Gesù al Calvario. Questa storia è ricca di indicazioni e di insegnamenti per il viaggio della nostra vita. Nel cominciare il pio esercizio, preghiamo Gesù che ci conceda di trarne profitto per l'anima nostra e chiediamogli perdono per i nostri peccati. Gesù mio, condurre funi come reo chi ti legò. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione prima, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Pilato cercava di liberare Gesù, ma i giudei gridavano: se lo liberi, non sei amico di Cesare. Allora Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che anzi il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto, ve la vedete voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue è sopra di noi e sopra dei nostri figli. Allora Pilato rilasciò loro Barabba e consegnò Gesù ai soldati perché fosse crocifisso. Gesù è l'agnello condannato a morte per espiare i nostri peccati. Preghiamolo con le parole della liturgia dicendo: abbi pietà di noi. Agnello Abbi pietà di noi. Abbi di Dio che togli i peccati del mondo, pietà di noi. Abbi agnello di Dio che togli i peccati del mondo, pietà di noi. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Dona a noi la pace. Gesù mio, alla tua morte chi nemico ti condannò? Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione seconda. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dopo averlo flagellato e schernito, lo rivestirono delle sue vesti e lo condussero via per crocifiggerlo. E portando egli stesso la croce, si avviarono verso il Calvario. Gesù aveva detto: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Ascoltiamo l'invito del Signore e diciamo:
O Gesù, aiutaci a portare la croce. O Gesù, aiutaci a portare la croce. Quando il dolore bussa alle nostre porte. O Gesù, aiutaci a portare la croce. Quando lo sconforto ci rattrista. O Gesù, aiutaci a portare la croce. Quando si scatena la tentazione. O Gesù, aiutaci a portare la croce. Ripetiamo, per poter venire dietro di te. Per poter venire dietro di te. Gesù mio, sulle tue spalle, chi la croce ti carico? Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione terza. Gesù cade la prima volta sotto la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù inizia il suo doloroso viaggio dopo una notte di terrore, l'agonia nell'orto degli ulivi, il lungo processo, la flagellazione, la coronazione di spine e gli insulti. Egli soccombe ora sotto il peso della croce e sfinito cade per terra. Le cadute di Gesù sono indicate come espiazione delle nostre cadute nel peccato. Chiediamogli perdono dicendo: perdonaci Signore. Perdonaci Signore. Le nostre cadute nel peccato. Perdonaci Signore. Se non abbiamo fuggito le occasioni di cadere. Perdonaci Signore. Se qualche volta abbiamo fatto cadere gli altri. Perdonaci Signore. Gesù mio, la bella faccia, chi crudele ti schiaffeggiò? Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione quarta. Gesù incontra la sua Santissima Madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quando Gesù bambino ancora fu presentato al Tempio, il santo vecchio Simeone disse a Maria la madre sua: ecco, questo è posto a cadute e resurrezione di morti, e in segno di contraddizione, e a te stessa una spada trapasserà l'anima. Queste parole tornarono certamente alla mente della Madonna, quando sulla via del Calvario incontrò Gesù, divenuto segno di contraddizione. Invochiamo la Vergine Santa dicendole: prega per noi Maria. Prega per noi Maria. Madre addolorata. Prega per noi Maria. Nostra corredentrice. Prega per noi Maria. Rifugio di noi peccatori. Prega per noi Maria. Nelle tentazioni e nei pericoli. Prega per noi Maria. Nell'ora della nostra morte. Prega per noi Maria. O Maria, quel tuo bel figlio, chi l'uccise e straziò? Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione quinta. Gesù è aiutato dal Cirineo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nell'uscire trovarono un uomo di Cirene di nome Simone che veniva dalla campagna. Lo costrinsero ad aiutare Gesù e lo caricarono di croce.
Gesù aveva predicato l'amore specialmente per i sofferenti, insegnandoci che dobbiamo aiutarli a portare la loro croce. Promettiamo a Gesù di volere guardare Lui in coloro che soffrono e diciamogli: vogliamo aiutarli a portare la croce. Vogliamo aiutarli a portare la croce. In coloro che soffrono ci sei tu, Signore. Vogliamo aiutarli a portare la croce. Negli ammalati ci sei tu, Signore. Vogliamo aiutarli a portare la croce. Nei poveri ci sei tu, Signore. Vogliamo aiutarli a portare la croce. In chi cerca conforto ci sei tu, Signore. Vogliamo aiutarli a portare la croce. Perché noi stessi possiamo trovare misericordia. Perché noi stessi possiamo trovare misericordia. Gesù mio, il Cirineo, chi costrinse in tuo favor? Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione sesta. Gesù è asciugato dalla Veronica. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Una pia tradizione racconta che mentre Gesù era portato al Calvario, una donna coraggiosa, vincendo la paura e il rispetto umano, si avvicinò a lui e con un biancolino gli asciugò il volto insanguinato e magro di sudore. E Gesù la ricompensò, lasciando in quel lino l'immagine del suo volto. È uno dei pochi conforti giunti a Gesù nell'ora della sua passione. Sull'esempio di questa donna, promettiamo a Gesù di volerlo consolare riparando alle offese che gli si recono. Diciamo insieme: noi ti consoleremo, Signore. Noi ti consoleremo, Signore. Della ingratitudine degli uomini. Noi ti consoleremo, Signore. Delle bestemmie contro di te. Noi ti consoleremo, Signore. Delle infedeltà dei tuoi stessi amici. Noi ti consoleremo, Signore. Dei nostri propri peccati. Noi ti consoleremo, Signore. Gesù mio, alla Veronica, chi il tuo volto consegno, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione settima. Gesù cade la seconda volta sotto la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. La debolezza di Gesù è grande, vacilla ad ogni passo e torna a cadere sotto il pesante legno. Se anche noi ci sentiamo oppressi da pesanti croci, guardiamo a Gesù che cade e diciamogli: sia fatta la tua volontà, o Signore. Sia fatta la tua volontà, o Signore. Se il nostro cammino è cospasso di croci, sia fatta la tua volontà, o Signore. Se c'è gente che ci odia o ci fa del male, sia fatta la tua volontà, o Signore. Se le malattie ci tolgono la gioia, sia fatta la tua volontà, o Signore. Se neppure la preghiera ci dà conforto, sia fatta la tua volontà, o Signore. Se il bene che facciamo viene interpretato male, sia fatta la tua volontà, o Signore. Nelle ore più tristi della nostra vita, sia fatta la tua volontà, o Signore. Nell'ora estrema della nostra morte, sia fatta la tua volontà, o Signore. Gesù mio, di fango e sputi, chi il bel volto ti imbrattò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà.
Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione ottava. Gesù consola le pie donne. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lo seguivano gran moltitudine di popoli e di donne, e alcuni di questi si lamentavano e piangevano sopra di lui. Ma volgendosi ad esse, Gesù disse: Figlia di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete piuttosto su di voi e su dei vostri figli. Gesù, pur al centro del suo martirio, anziché ricevere conforto, preferisce confortare e consolare gli altri. Preghiamolo perché insegni quest'arte anche a noi, dicendo: Insegnaci, o Signore. Insegnaci, o Signore. O Divino Maestro, che non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare. Insegnaci, o Signore. Non cerchi tanto di essere compreso quanto di comprendere. Insegnaci, o Signore. Non cerchi tanto di essere amato quanto di amare. Insegnaci, o Signore. Gesù mio, le sacre membra, chi spietato ti flagellò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione nona. Gesù cade la terza volta sotto la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Per la terza volta Gesù cade sotto lo strumento del suo supplizio e al sommo dell'umiliazione prostrato nella polvere può applicare a sé la profezia del salmista che lo paragona a un verme più che a un uomo. Senza l'aiuto del Signore anche la nostra vita spirituale andrà in frantumi e soccomberemo. Per non perire preghiamolo dicendo: resta con noi Signore. Resta con noi Signore. Quando cessare il dubbio contro la fede. Resta con noi Signore. Quando lo scoraggiamento atterra la nostra speranza. Resta con noi Signore. Quando l'indifferenza raffredda la nostra carità. Resta con noi Signore. Quando ci sentiamo veramente soli. Resta con noi Signore. Nella gioia e nel dolore. Resta con noi Signore. Nella vita e nella morte. Resta con noi Signore. Gesù mio, la nobil fronte, chi di spine ti coronò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione decima. Gesù è spogliato e abbeverato di fiele. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giunti al luogo detto Golgota, lo spogliarono delle sue vesti e ne fecero quattro parti. E presero anche la tunica, che era tessuta tutta ad un pezzo da capo a fondo. Perciò dissero: non la dividiamo, ma tiriamola a sorte. Gesù soggiacque alle pene e all'umiliazione di questa stazione, specialmente per riparare la nostra sensualità, gli scandali e le immodestie. Chiediamogli perdono dicendogli: perdonaci, o Signore. Perdonaci, o Signore. Le immodestie nel vestire. Perdonaci, o Signore. Gli scandali del cinema, del teatro e della stampa. Perdonaci, o Signore. Le insidie tese per corrompere i giovani. Perdonaci, o Signore. I nostri peccati di gola. Perdonaci, o Signore. Tutte le immortificazioni del corpo e dello spirito. Perdonaci, o Signore. Gesù mio, la dolce bocca, chi di fiele
amareggio, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione undicesima. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Poi lo crocifissero. Era l'ora terza quando lo crocifissero. Insieme con lui crocifissero due ladroni, uno alla destra e uno alla sua sinistra, e Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Neppure noi sappiamo quello che facciamo. Quando con il peccato offendiamo il Signore e rinnoviamo così la sua passione, confessiamo umilmente al Signore dicendo: non sappiamo quello che facciamo. Non sappiamo quello che facciamo. Quando ti offendiamo con il peccato, non sappiamo quello che facciamo. Quando imprechiamo contro la tua volontà, non sappiamo quello che facciamo. Quando nutriamo rancori verso i fratelli, non sappiamo quello che facciamo. Quando manchiamo alla carità, non sappiamo quello che facciamo. Quando trascuriamo i doveri religiosi, non sappiamo quello che facciamo. Ripetiamo: perdona anche noi, Signore. Perdona anche noi, Signore. Gesù mio, le sacre mani, chi con chiodi trapassò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione dodicesima. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dall'ora sesta all'ora nona si fece buio in tutta la regione. Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dopo questo disse ancora: ho sete. C'era là un vaso pieno d'aceto, e inzuppata una spugna nell'aceto e postola in cima ad una canna, l'accostarono alla sua bocca. Quando ebbe preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E di nuovo, mandando un altro grido, esclamò: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. E detto questo, spirò. Ripetiamo: eccomi, o mio amato buon Gesù. Eccomi, o mio amato buon Gesù. Che alla tua santissima presenza prostrato. Che la tua santissima presenza prostrato. Ti prego col fervore più vivo. Ti prego col fervore più vivo. A stampare nel mio cuore. A stampare nel mio cuore. Sentimenti di fede. Sentimenti di fede. Di speranza. Di speranza. Di carità. Di carità. Di dolore dei miei peccati. Di dolore dei miei peccati. E di proponimento di non più offenderti. E di proponimento di non più offenderti. Mentre io con tutto l'amore. Mentre io con tutto l'amore. E con tutta la compassione. E con tutta la compassione. Vado meditando le tue cinque piaghe. Vado meditando le tue cinque piaghe. Ricordando ciò che disse di te. Ricordando ciò che disse di te. O Gesù mio. O Gesù mio. Il santo profeta Davide. Il santo profeta Davide. Trapassarono le mie mani e i miei piedi. Trapassarono le mie mani e i miei piedi. E contarono tutte le mie ossa. E contarono tutte le mie ossa. Sangue del primo martire.
sangue dell'uomo Dio, che i santi altari imporpori, ostia del fallo mio, ostia d'amor placabile, io mi rivolgo a te, ostia d'amor placabile, io mi rivolgo a te. Tu sul novello Golgota mirabilmente scendi, urna gemmato calice, a te che il ciel comprendi, che abbi sose di gloria, eternamente il re, che abbi sose di gloria, eternamente il re. Veggo chinarsi gli angeli al sacrificio santo, e sulla mensa mistica par delle penne un manto, e di ademi splendidi gettar della via al pie, e di ademi splendidi gettar della via al pie. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione tredicesima. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Venne la sera e Giuseppe d'Arimatea, fattosi coraggio, andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Pilato si stupì che gli fosse già morto, ma udito il rapporto del centurione, concesse il cadavere e Giuseppe, comprato una sindone, depose Gesù dalla croce. Come nella liturgia del Venerdì Santo, ascoltiamo il lamento del Signore e con tutto il cuore diciamo: perdonaci Gesù. Perdonaci Gesù. Popolo mio, che male ti ho fatto o che altro avrei dovuto fare? Perdonaci Gesù. Io ti ho redento con il mio sangue e tu cerchi di rendere inutile il mio martirio. Perdonaci Gesù. Io ti ho dato per nutrimento il mio corpo e tu mi dimentichi nel tabernacolo. Perdonaci Gesù. Io ti ho dato per madre la mia madre e tu ne rattristi il materno cuore. Perdonaci Gesù. Io ti ho ricolmato di tante grazie e tu mi rispondi con tante offese. Perdonaci Gesù. Gesù mio, l'amante cuore, chi con lancia trapassò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione quattordicesima. Gesù è riposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. C'era poi nel luogo dove fu crocifisso un orto e nell'orto un sepolcro nuovo, che Giuseppe aveva scavato per sé nella roccia e in cui nessuno ancora era stato sepolto. Lì dunque, a causa della festa dei giudei, dato che il sepolcro era vicino, deposero Gesù e Giuseppe, rotolata la pietra all'imboccatura del sepolcro, se ne andò. Ripetiamo: anima di Cristo, santificami. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Corpo di Cristo, salvami.
Acqua del costato di Cristo, lavami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Sangue di Cristo, inebriami. Sangue di Cristo, inebriami. Passione di Cristo, confortami. Passione di Cristo, confortami. Oh buon Gesù, esaudiscimi. Oh buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Dal nemico maligno, difendimi. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Nell'ora della mia morte, chiamami. E comanda che io venga a te. E comanda che io venga a te. Per lodarti nei secoli dei secoli. Amen. Per lodarti nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, al sepolcro chi crudele ti portò? Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popolo fedele, grondi sangue innocente sul Cristo, che ti volle martirio crudele. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Tu nascesti fra le braccia amorose di una Vergine Madre, o Gesù. Tu moristi fra braccia pietose di una croce che data ti fu. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor. O agnello divino immolato sull'altar della croce e pietà, tu che togli del mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua d'ogni cuore. Dal giudizio nel giorno tremendo, sulle nubi del cielo verrai. Piangeranno le genti vedendo, qual trofeo di gloria sarai. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione quindicesima. Gesù risorge da morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un grande terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò. Rotolò la pietra, si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto». O Dio nostro Padre, che ci apri la vita eterna con la vittoria del tuo Figlio sulla morte, fa di noi delle creature nuove perché possiamo risuscitare con Cristo nella luce della vita. Lui che è Dio, che vi regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù Cristo, ti rendiamo grazie per gli immensi benefici che ci hai meritato con la tua passione e morte. Accogli questa meditazione sulla tua passione come segno del nostro amore e della nostra riconoscenza per te.
Pau, Signore, che il frutto prezioso di questa meditazione sia la pazienza cristiana in tutte le afflizioni della vita e l'abbandono filiale alla tua santa volontà. Concedici di essere tuoi nella vita e nella morte. Per merito della tua passione. Amen. Il racconto del viaggio al Calvario è finito, ma la passione di Gesù non è finita ancora. Egli continua a soffrire nella sua Chiesa, il suo corpo mistico e laddove si commette il peccato. Questo pieno esercizio della Via Crucis ci ha insegnato a non essere pure noi, causa delle sofferenze di Gesù, e ad associare noi stessi al suo spirito riparatore. Sono queste le indicazioni che il viaggio di Gesù al Calvario ci offre per il viaggio della nostra vita. Recitiamo un Padre Ave e un Gloria per tutti i peccati che si commettono nella Chiesa fondata da Gesù e per tutte le trafitture che riceve il suo Sacratissimo Cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come eri in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Evviva la croce, sorgente di vita, eterna memoria del mio Redentor. Evviva la croce, la croce, evviva la croce, e chi la portò. Venite, fedeli, ludate la croce, alzate la voce, sol Cristo ci amò. Evviva la croce, la croce, evviva, evviva la croce, e chi la portò. Prostrato ti adoro, o croce adorata, dal cielo preparata il mondo a salvar. Evviva la croce, la croce, evviva, evviva la croce, e chi la portò. Felice quel cuore che solo sta fisso in Dio crocifisso, che tanto l'amo. Evviva la croce, la croce, evviva, evviva la croce, e chi la portò. Vessillo di gloria, di pace gradita, e legno di vita che il cielo creò. Evviva la croce, la croce, evviva, evviva la croce, e chi la portò. Si onori la croce, quell'albero invitto, per cui già sconfitto l'abisso tremò. Evviva la croce, la croce, evviva, evviva la croce, e chi la portò. Seguite, fedeli, la via dolorosa, che a pace gloriosa guidare vi può. Evviva la croce, la croce, evviva, evviva la croce, e chi la portò.